Sono chef Caga Nocciolo e do un bacio ai miei cupputielli. Ciao cupputielli, ciao, ci ho scritto anche questo. Ha fatto blog. Tutto lui, me ne posso andare. Ciao. Bene. Ciao a tutti, mi chiamo Alberto Di Mauro, ho 33 anni e vengo da Napoli. Sono qui oggi per partecipare ai casting di Made in Sud per un motivo molto semplice, per fare una bellissima esperienza di vita e per ampliare un pochettino così il mio bagaglio artistico e professionale. Cosa mi aspetto dalla giornata di oggi? Mi aspetto sicuramente di conoscere tante belle persone e di divertirmi, la cosa fondamentale, e poi perché no, mi aspetto a settembre magari una chiamata dalla redazione per entrare nella famiglia Made in Sud. Ciao a tutti e in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Sono io il vostro chef Caga Nocciolo, l'unico chef al mondo che tengo difetti in due grembiule, voglio, tengo grembiule che la curva, non ti posso fare niente. Oggi, cari cupidelli, sono qua insieme a voi perché vi voglio raccontare come sono diventato chef, perché molti di voi stavate pappuleando come il ragù della domenica per sapere come ero diventato chef. E ora ve lo dirò. Dovete sapere che prima di fare lo chef io volevo fare l'attore, però purtroppo con scarsi risultati, ma non l'attore normale, no, no. L'attore che non può compapare, chi le cava che fa che cozza. Allora mandai un mio curriculum a un'agenzia che reclutava porno attori. Chi manda il curriculum, tutto a posto. Il problema nacque quando gli dovevo mandare la mia fotografia, versione integrale, che profitterò là fuori. Ci mandai la fotografia a sta azienda mi chiama e mi dice: tu, signor Caganocciolo, ma chi se non è un corpo? È un allevamento intensivo, work. Comunque venni accettato per questo casting e mi recai in loco. Recatomi in loco, mi trovai dinanzi questa bellissima ragazza, secco come un stuzzicadente che si infezzi in da braciola. Io ero 150 kg, essere 3 kg. A un certo punto lei mi disse: vabbè, spogliati, facciamo così, cominciamo soft. Mi metto io sopra e tu sotto. Certo, vabbè, facciamo così. Io preferisco di cominciare tutto al contrario, mi metto io sopra di te. A un certo punto, mentre mi stavo per buttare, la guardai e dissi: ma ti conviene che vengo in coppa a te? Perché se io vengo su di te, tu fai la fine del pulpitiero. E che vuoi dire che sono brutta? No, che da fuoco, perché sono 150 kg. Mi buttai sopra di lei e a un certo punto, dopo un quarto d'ora che stavi facendo una figura baccalà, che non stava succedendo niente, a Guaglione mi guardai e dicevo: sì, fra, basta. Ho deciso, facciamo le cose più semplici. Mettiti tu sotto e io sopra. Io guardai e dicevo: non è. Ma tu hai capito che io non ce la faccio in discesa, figurammici in salita? Come faccio? E così la mia carriera di pornoattore finì. Allora che cosa feci? Dissi: sapete che c'è di nuovo? Il pornoattore non fa per me. Voglio lavorare in un negozio di informatica. Presi il mio curriculum e lo mandai al negozio di informatica. Andai a fare il colloquio che mi chiamarono e disse: ah, signor Caganocciolo, ma lei è bravissimo. Lei sa cantare, ballare, recitare, aggiusti i computer, sa pettinare, sa fare le unghie, sa fare i capelli, sa cucinare. Ma lei un difetto ce l'ha? Sì, modestamente, ricordo un uovo nei fossari. Grazie. E infine, signore e signori, per ringraziarvi dell'attenzione, vi devo dire che mo purtroppo io managgia io, perché sono arrivato qua con la mia auto nuovissima, che è Euro 4, infatti vale proprio 4 euro, aiù, e anche una macchina automatica, quindi forse automaticamente non parte manca. Grazie a Cuppetierli!